Buonasera, oggi volevo preparare dei pomodorini confit. È una ricetta semplicissima, pensavo che poteva andare bene per le feste di Natale, perché si può preparare anche in anticipo, anche un giorno, 2 giorni prima, ed ha un gusto un po' particolare che, ecco, diciamo, non si mangia proprio tutti i giorni. Il pomodoro confit si prepara veramente in un modo molto semplice. Taglieremo a metà i nostri pomodorini, io adesso questi li ho lavati tutti così interi come stanno, poi li condiremo con dello zucchero di canna, ci serviranno anche degli aromi essiccati, il timo e l'origano, li cospargeremo con un po' di sale, delle lamelle sottili di aglio e poi li mettiamo in forno. Ci vorrà una cottura di quasi 2 ore perché la temperatura del forno dovrà essere molto bassa. Quello che noi vogliamo fare, preparando una verdura appunto col metodo confit, è essiccarla. Ma veniamo alla preparazione, che è semplicissima. Benissimo, veniamo alla preparazione. Prendiamo i nostri pomodorini e li tagliamo a metà. Adesso io ne farò giusto qualcuno e poi finisco la mia teglia. Prendiamo la teglia del forno con della carta forno e sistemiamo le nostre metà di pomodorini, così. Se ne facciamo qualcun altro. Conviene, quando uno fa questa ricetta, farne 1 chilo, mezzo chilo, anche perché sono molto sfiziosi, se ne mangiano parecchi. Comunque, adesso, giusto per vedere la preparazione, va bene anche così. Li lasciamo qui. Prepariamo l'aglio, se riusciamo a tagliarlo molto sottile. Ecco qua. Io ho lasciato l'anima perché non sono intollerante, non mi dà fastidio, però se l'aglio, soprattutto in questo periodo, ha parecchia anima verde dentro, a certe persone rimane difficile digerirlo, è sempre meglio toglierlo. Prendiamo, andiamo avanti, prendiamo lo zucchero di canna e lo cospargiamo sopra i nostri pomodorini. Questo farà un effetto caramellato. Poi prendiamo il timo, l'origano e le lamelle d'aglio e il sale. Andiamo avanti così, facciamo tutto il nostro sodo di pomodori e poi lo mettiamo nel forno. Ecco qua la mia teglia di pomodorini confit, ripeto un attimo come li ho conditi. Inizialmente li cospargiamo con dello zucchero di canna, poi del sale, timo essiccato, origano essiccato e lamelle d'aglio. Adesso vanno in forno. Vanno in forno ad una temperatura molto bassa, 130-140 gradi massimo, per un'ora e mezza, due, ma io direi che il tempo è 2 ore. Vanno controllati. L'effetto che dobbiamo ottenere è di un pomodorino essiccato. Ed ecco qua il risultato finale dei miei pomodorini confit. Sono perfetti, sono stati in forno 2 ore a 130-140 gradi. Adesso sono gustosissimi, uno tira l'altro. Spero che anche questa vi sia piaciuta. Arrivederci.